Ciao ragazzi, un saluto da Maurizio. Eccomi qua in compagnia di nuovo col Box Now TV. Per la precisione, stiamo parlando di questo dispositivo. Non è altro che una piccola scatoletta, si tiene in un palmo di una mano, che permette di accedere ai contenuti messi a disposizione da Sky in maniera più semplice, meno vincolante. Ecco, questa è la parola giusta, meno vincolante, perché cosa affligge da questi qua che ogni volta che stipuli un contratto per disdirlo devi mandare via 3.000 raccomandate e via dicendo. Invece con questo basta non pagare più e automaticamente decade tutto. Oppure non abilitare il rinnovo automatico e quindi automaticamente finito quel mese lui non si rinnova più. Ecco fatto. Cosa si può vedere? Si può vedere fra tre tipologie di contenuti: cinema, intrattenimento e serie TV. Anzi, per esattezza, quattro. C'è anche la sezione sport, che dopo comunque all'incirca andremo a vedere un po' di che si tratta. Avete chiesto di mostrare come è possibile visualizzare contenuti messi su chiavetta USB oppure su micro SD. La micro SD la porta dietro, non è tanto comoda una volta che è montato tutto. Vedete? C'è un piccolo slot. Io ci ho provato da USB, si vede tutto, quindi non ha nessun tipo di problema. Da micro SD ne ho provate diverse, ma che non si riescono a leggere. Adesso io non so se è abilitata o non abilitata quella porta. Comunque, io poi mi sono attrezzato in questo modo. Se ho bisogno di leggere una micro SD, mi sono procurato un piccolo adattatore che permette di inserire nella la schedina e poi a sua volta nella porta USB, e in questo modo non c'è nessun tipo di problema. Lo scopo si raggiunge lo stesso. Ok, andiamo a vedere un po'. Io ne ho un altro già montato, già ho caricato su. Ho collegato su una chiavetta USB con dei video demo in Full HD in 1920x1080. Adesso andiamo a vedere. Qua ci troviamo nella home. Possiamo sfogliare fra vari Spotify, Now TV, YouTube. Ok, adesso noi andremo a vedere. Noi possiamo decidere di poter, possiamo leggere foto, audio e video. Di audio non ci ho messo niente perché interessava più mostrarvi video, di foto uguale. Quindi lui ci dice subito che c'è una pennina collegata. Quindi noi andiamo a selezionare video. Ho caricato due video, ecco qua, sono due video in Full HD, due demo. Ok, questo è un video in Full HD, si vede perfettamente. C'è la possibilità di scorrere in modo veloce avanti e indietro. Poi ne ho caricato un altro.
se si vede bene. Vi assicuro che la qualità è ottima. Andiamo a vedere se c'è. Comunque, sì, si vedono. Vi faccio vedere che se io... Se io tiro via questa chiavetta e ci metto... Un minuto, scusate. Ok. Ci metto quest'altra che c'ha, non è una chiavetta, ma non è altro che un adattatore. Lui quel video me lo vede comunque. Ho caricato questo video. Vedete? Quindi per quanto riguarda le micro SD, vi dico è un po'. Adesso la tiro via. Adesso che l'ho tirata via, vi mostro che non c'è più possibilità di vedere, non ti fa più vedere niente. Comunque, vi faccio vedere anche qua. Vi spiego un po' cosa si può riprodurre, le piccole istruzioni, i video supportati. Vedete? Le modalità audio supportate. Ok? Bene. Ok, in prima pagina si trova i consigliati da non perdere. Vediamo un po' se vi riesco a mostrare di più. Nella parte Now TV si accede ai vari contenuti. Io ho cinema. Poi si può scegliere fra intrattenimento, serie TV, ritorniamo per chi interessa sport, e sport si possono comprare anche eventi singoli. Vedete? My TV ci fa vedere le ultime oppure quelle che sono state salvate, come preferite. Niente, cosa dire? Secondo me è davvero un buon prodotto. Non ti vincola, non ti dà nessun tipo di vincolo, far disdetta nel caso non voglia più continuare. Direi che è davvero ottimo. Poi adesso un grosso store italiano ha una promozione, inizia con la M, il grosso store, dà la promozione che anziché 3 mesi ti dà 6 mesi di abbonamento gratuito con HD incluso, perché vi ricordo che ogni pacchetto costa a comprarlo 9,90 € al mese, l'HD costa 2,99 € e permette la visualizzazione su due dispositivi differenti, quindi se uno ne ha due
può visualizzarli con lo stesso account in due dispositivi differenti, smartphone, TV, smart TV, computer e via dicendo, però costa 2,99 euro. Di solito quelle promozioni, oppure questa qui che adesso la si trova, è a 19,90 vengono comunque proposti 6 mesi con HD incluso. È un'offerta a tempo, quindi affrettatevi. Secondo me avete 1-2 giorni per poter approfittare, se no il pacchetto sarà sempre 29 euro con 3 mesi inclusi. Vabbè, per adesso è tutto. Un saluto da Maurizio. Ah, vi ricordo, la micro SD mollateci, quindi lasciate stare. È meglio stare sull'USB e un eventuale adattatore, perché io davvero ho provato diverse varie SIM, ma niente, non sono riuscito a leggerle da lì. Ci vediamo alla prossima. Un saluto da Maurizio. Ciao ciao.